Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivise per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Non ho la macchina fotografica a raggi infrarossi che è in grado di filtrare parecchia umidità dell'aria, ragione per cui oltre una certa distanza non si possono scorgere gli oggetti. Come potete vedere dalla playlist, prospettiva perché non vedo fino in America, ma la cosa straordinaria è che le app per visualizzare le vette mostrano cose incredibili. Ovvio che dopo questo video IA distribuirà informazioni per modificare queste app come hanno già fatto nel settembre 2020 con i video COVID lineetta 19 già nel 2017 prima del battesimo del 2019 e poi a seguire beccati con le mani nel sacco. Ma oggi analizziamo quello che CD mostrano le app per individuare le vette. Ho scattato questa immagine rivolto verso il mare Adriatico e una volta a casa ho sovrapposto le vette che vedevo. Arriviamo al sodo. Da dove mi trovavo al monte Voyak, alto 1400 metri, c'è una distanza di oltre 245 km. La fotografia è stata scattata da un'altezza di 1257 metri. Secondo il calcolatore della pseudocurvatura terrestre, ci sta perché il nostro obiettivo dovrebbe nascondersi dietro la curvatura di 1100 metri, pertanto quello che si vede nell'app potrebbe essere benissimo di 300 metri di differenza. Ma spostiamoci qui vicino dove vediamo Tolminsky Kurk, alto 2086 metri. Si trova ad una distanza di 309 km. Se andiamo a vedere il calcolatore della pseudocurvatura, da questa distanza al mio punto di osservazione, il bersaglio dovrebbe essere nascosto di 2611 metri meno 2086 metri. La vetta dovrebbe essere più bassa di 415 metri. Non si dovrebbe vedere, ma l'app comunque lo indica. Sì, lo so, direte che è solo una semplice app, però spostiamoci in Italia. Monte Berzenis, Udine, alto 1914 metri. Distanza 295 km da dove ho scattato la fotografia. L'obiettivo dovrebbe essere nascosto da 2226 metri della pseudocurvatura e non si dovrebbe vedere la cima di 1914 metri. Ma nell'app si vede chiaramente. Buonanotte, app! Nel frattempo invito chi possiede le fotocamere a raggi infrarossi di prendere esempio da Jay Tolan. Lo vedete nel video, fotografie su lunga distanza a raggi infrarossi dimostrano la menzogna del globo. E fate le vostre rilevazioni, magari l'app è veritiera. Ciao, Dino.